flussi e della civiltà del Mediterraneo che ha elaborato il gruppo. E partiamo dalla civiltà nuragica, partiamo dalla civiltà nuragica. Cui aggancio a questa presentazione è molto semplice. Basta pensare a un bronzetto in cui un personaggio in piedi a cavallo praticamente fa una pariglia in solitaria. La particolarità di questa situazione è che questa pariglia non viene fatta nel 2010, ma viene fatta diciamo 3-4 mila anni. 3-4 mila anni fa. Ovviamente ne ha parlato. Quindi possiamo dire che queste manifestazioni hanno diciamo un richiamo culturale che si rifà alle più antiche civiltà della Goliamoci intanto la presenza di questi giovani e qui tra un pochino parleremo in dettaglio e vedrete che tra un discorso e l'altro, tra il discorso culturale diciamo, che cerca di trovare dei riscontri e delle motivazioni di una manifestazione e di uno sport e di una tradizione di questo genere, è l'interpretazione di questi giovani, se riusciremo troveremo appunto l'aggancio di questi due discorsi. Quindi arriviamo subito, lasciamo la civiltà nuragica, che è una civiltà importantissima, una civiltà che secondo le ultime teorie diciamo sono legate addirittura al mito di Atlantide, di Platone, che è tutto dire, poi i giovani quando andranno a scuola si faranno spiegare oppure approfondiranno questi studi di cui esistono ormai tante pubblicazioni e tante prove piuttosto suggestive, non elaborate soltanto da studiosi sardi, ma elaborate da studiosi internazionali, primi tra tutti studiosi inglesi che per primi lanciarono questa teoria e allora anche i maggiori studiosi italiani che si stanno convincendo che queste civiltà, tra queste civiltà scomparse, il mito di Atlantide non è altro che una civiltà, parla di una civiltà al centro del grande mare, si diceva ai tempi. Ai tempi si diceva dell'Atlantico, naturalmente l'Atlantico ai tempi non era altro che il mar Mediterraneo, perché le civiltà di cui che parlavano conoscevano solo il Mediterraneo. Il mito di